In una notte buia e senza luna, il Max Trimaran oceanico Sprintdrift 2 di Donna Bertarelli e Ian Guichard ha vinto la Fastnet Rolex Race in 38 ore, 53 minuti e 58 secondi, dopo che un vento leggerissimo aveva rallentato la corsa del multiscafo della sorella di Ernesto Bertarelli, vincitore di due Coppa America fra il 2003 e il 2007. Comprensibile la gioia dell'equipaggio all'arrivo nel porto di Plymouth, festeggiato con le classiche bottiglie di spumante tirate addosso l'una all'altro. È stata una battaglia a due, che si è protratta per quasi tutte le 40 ore della regata, un testa a testa fra il catamarano appena varato da Donna Bertarelli e Banque Populaire 7, i due maxi che si sono alternati al comando della regata. Suggestivo il passaggio del mitico, per una volta non minaccioso, irradiato dal sole battente, faro sullo scoglio irlandese, che dà il nome alla regata stessa, lunga 608 miglia, che parte dalla Manica, circumnavica lo sperone di roccia e torna indietro. Al Fastnet, Spindrift è arrivato con appena 5 minuti vantaggio sull'avversario, ne aveva poco di più di 20 all'arrivo a Plymouth. Il prossimo appuntamento per la barca di Donna Bertarelli è il tentativo di record sul percorso della Manica.